Ciao ragazzi, sono il signor Arcadine, sono qua per la recensione del presunto film e sedicente horror Vampire Virus del 2020. Bene, è una dedica perché l'ha vinta Pennywise indovinando la citazione nei video scorsi e quindi parliamo un po' di questo film che mi ha un po' lasciato confuso. Faccio una parte spoiler, no spoiler perché tanto non cambia un cazzo. Perché la cosa che mi colpisce di questo film non è un film brutto, sì, ma ce ne sono anche di peggio, questa non ne ho visti, eh. Proprio anche con più soldi, con più budget, quello che mi stupisce è il cambio di tono. Perché? Per farvelo capire meglio, vi dico un po' la trama. Bene, in questa città, grande metropoli, credo New York, una cosa del genere, c'è questa ragazza che viene invitata dalle amiche ad andare in discoteca perché non c'è un uomo, la sua camera è sempre troppo tranquilla, questo glielo dice l'inquilino. Bene, va in questa discoteca e incontra questa vampirona che in realtà era quella che è scappata da un centro, non si capisce bene, che è stata colpita da virus di vampiro o qualcosa del genere, e quindi infetta la ragazza e roba, insomma, ok. Il problema di questo film è che cambia genere 7 volte, sembra un po' una commedia romantica, un po' un film drammatico, un po' un fantasy, un po' un horror, un po' questo, un po' l'altro, ma non è niente di tutto questo, ovviamente, perché è fatto col buco del culo a livello tecnico. Scusate il francesismo, la sceneggiatura è anche la parte meno brutta del film, secondo me, perché in effetti cerca di imbastire un discorso sui personaggi. Certo, il film più va avanti, più sembra brutto, perché all'inizio ho detto, beh, fino a metà dura anche 1 ora e 20, neanche ai fantomatici 90 minuti, hanno anche problemi di budget qua. Comunque, fino a metà ho detto, beh, è brutto, però è un film inutile, completamente dimenticabile, non vedo nulla di così pessimo. Dalla metà in poi diventa trash perché i vampiri portano il trash e diventa proprio brutto, brutto. Anche se devo dire che il film non mi ha fatto arrabbiare, non mi ha dato proprio niente a livello di fastidio, perché è un filmetto inutile per la maggior parte, anche tutte le dinamiche. Sì, nel finale cade nel trash perché ci sono questi denti dei vampiri che sono fintissimi e la recitazione è sopra le righe. Da far schifo, soprattutto quando si trasformano in vampiri. Però ho poco da dire quello che riguarda la sostanza, perché nella seconda parte, quando l'amico gay, diciamo, viene infettato, allora lei si sacrifica, fra virgolette, e accetta il branco dei vampiri. Per cui si cerca di fare anche un discorso che si lega tantissimo alla minoranza, alle minoranze, che si difende per tutto il tempo l'essere omosessuale. È un film proprio del 2020. Quando vedo queste cose capisco che l'arte è un prodotto della società, dei tempi, ma della giornata in cui viviamo, e che magari fra 6 mesi questo film non sarebbe più ascrivibile a un certo genere o a un certo modo di intendere la politica. Quindi è davvero strano perché in effetti negli altri film di zombie che conosco non si è mai accentuato questo fatto del legame del branco, i reclusi, i reietti diventano vampiri, anzi, il contrario, di solito sono i vampiri sono quelli ricchi che sfruttano la gente povera. Qui c'è anche questo discorso, però una critica sociale che non porta a nulla, non ha senso e non fa neanche così ridere. Poi nel finale, quando lei da vampiro è finalmente disinibita, le amiche dicono: ma guarda, questo è un bordello. Quindi c'è un po' l'ipocrisia di queste amiche. E infatti, alla fine la bionda viene uccisa dalla stessa protagonista. Ok, faccio spoiler perché è una merda di film, quindi non è che vi stia dicendo niente di che. Però a priori sembra un qualcosa di impegnato. Ecco, magari il film, se fosse stato tutto su questo livello, imbastendo una trama ben più complicata, con questo sfondo sociale, forse l'avrei disprezzato di più. Ma al momento non mi sento di andare troppo contro. È un brutto film, sì, fatto con 2 soldi, fotografia da galera, regia da videoclip, recitazione scarsissima, però è più un prodotto ingenuo, sperimentazione del regista che aveva 2 lire e allora ha voluto fare questo film che grandi colpe non ha. Per esempio, nulla a che vedere con un lockdown all'italiana che è fatto con 2 soldi, ma c'è un'intenzione truffaldina dietro. Qui in realtà cercano anche di raccontarti questa storia. Lo fanno con i loro mezzi. È brutto, sì, ma non troppo. Ecco. Detto questo, vi saluto e non consigliando.